Pianura scende strada per ricordare Giuseppina Di Fraia, uccisa barbaramente dal marito. Nel giorno dei suoi funerali, le associazioni territoriali hanno organizzato una fiaccolata per non dimenticarla e in centinaia hanno preso parte al corteo, partito da Via Monti e giunto poi a Piazza San Giorgio, a pochi metri dall'abitazione di Giuseppina. Tante le istituzioni locali presenti alla manifestazione. In prima fila le assessore del Comune di Napoli, Pina Tomaselli, Alessandra Clemente, Antonella Di Nocera e Anna Donati. Una storia agghiacciante quella della 51enne napoletana, che ripropone con forza il tema della violenza sulle donne. Pene più severe per chi le maltratta, si legge su uno degli striscioni che apre il corteo. Speriamo che nessun'altra donna debba trovarsi in queste condizioni, ma purtroppo succede, perché l'anno scorso ne hanno ammazzata una ogni giorno e mezzo, 125 donne, quindi è un dato che chiede l'impegno profondo. Cultura della denuncia e maggiore fiducia nelle forze dell'ordine. Questa è la strada indicata dall'assessore del comune per combattere un fenomeno sempre più presente nel nostro quotidiano. Dai cittadini poi un appello alle istituzioni. Le donne siamo coraggiose, mancano le opportunità, viviamo al sud, siamo schiacciate. Non abbiamo opportunità di lavoro spesso, non abbiamo possibilità di scegliere. Come si fa? Giuseppina Di Fraia lascia due giovani figlie, una di 23 anni, l'altra di 14. Intanto dal comune arriva un'importante novità. Abbiamo fatto una delibera, il comune di Napoli si costituirà parte civile in tutti i processi contro la violenza.